noi l'11 febbraio saremo al governo di questa regione e dovremo dare risposte in termini concreti, dovremo affrontare i problemi dell'occupazione, dovremo affrontare i problemi delle aziende, dovremo affrontare i problemi dei cittadini che hanno bisogno di un'assistenza sanitaria, che è uno dei primi problemi che va affrontato. Ci sono stati gli ospedali che soprattutto nella provincia di Chieti, che hanno subito un declassamento, un depotenzionamento senza precedenti. I piccoli ospedali che dovevano essere riconvertiti invece sono stati chiusi e la mancanza di assistenza territoriale pone dei problemi enormi ai cittadini. Non abbiamo avuto la capacità di spendere i milioni e milioni che abbiamo da parte dei fondi europei, sia dell'agricoltura sia di quelli sulla competitività. Le aziende, le piccole e medie aziende non hanno l'accesso al credito. Le banche, non abbiamo più le banche abruzzesi, ma abbiamo i fondi europei da poter dare con il Cofidi, neanche quello sono stati capaci di fare. Marsilio avrà una pattuglia di 6 liste, tra l'altro tutte liste molto forti, quella di Forza Italia, oggi presentiamo Mauro Febbo che è uno dei nostri consiglieri regionali uscenti, che si è tanto impegnato in questi 5 anni di opposizione in consiglio regionale, ma anche gli altri candidati sono molto forti, abbiamo altri consiglieri uscenti, d'altro canto Forza Italia era l'unico partito di centrodestra presente in consiglio regionale, si sono fatti ovviamente apprezzare, ma abbiamo tanti candidati sia di sesso maschile che di sesso femminile di altissimo livello e siamo convinti che avremo un eccellente risultato noi, di Forza Italia avrà un eccellente risultato Marsilio, che lo porterà a guidare una regione purtroppo malmessa a causa della pessima gestione del Partito Democratico, di D'Alfonso.